Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale, io sono Giuseppe di Leggi di Informatica Oggi parliamo della CM Wheel RX 20 Max Una delle poche bici eh, a trazione integrale Infatti abbiamo un motore sulla ruota posteriore e uno su quella anteriore Entrambi da 750 W eh, Quindi non possiamo dire che è una bici da 1500 W Però sviluppa una potenza superiore a una bici da appunto, 1500 W la prima impressione che dà questa bici una volta tirata fuori dallo scatolo e montata è sicuramente quella di essere imponente, infatti è abbastanza grande, ha un manubrio molto largo, e è pesante perché ha due motori, quindi pesa circa 30 kg, eh, però una volta attivati i motori il peso non si sente assolutamente, anzi eh, utilizzando entrambi i motori abbiamo una spinta particolarmente consistente e grazie appunto alla trazione integrale abbiamo una perfetta aderenza anche sui pendii più ripidi, anche sui terreni più sdruciolevoli e abbiamo la possibilità di affrontare qualsiasi tipo di terreno. La bici oltre ad avere una sella particolarmente strana, però molto comoda, anche se è un po' strano all'inizio doverci si abituare perché è molto larga e quindi il vostro sedere sarà ben accolto in una sorta di culla, abbiamo anche un ammortizzatore abbastanza efficiente sulla ruota posteriore e due ammortizzatori sulla ruota anteriore. Gli ammortizzatori anteriori si possono bloccare eh, o comunque si può anche regolare il precarico, quindi abbiamo la possibilità di personalizzare al meglio eh, la nostra bici. Inoltre eh, già arriva montato un portapacchi sulla ruota posteriore con parafango in metallo parafango in metallo anche sulla ruota anteriore e questo cestello sulla parte anteriore molto utile per trasportare qualsiasi cosa abbastanza consistente tutto in ferro abbastanza uh, solido. Eh, sia il portapacchi posteriore che quello anteriore si possono smontare o meno in base alle vostre esigenze. Per quanto riguarda i motori abbiamo come detto prima due motori a 750 watt quello posteriore è sempre attivo nel senso che eh, con la pedalata assistita possiamo utilizzare il motore posteriore quello anteriore invece può essere selezionato dal manubrio, uh, da un tastino e possiamo inserirlo o disinserirlo. Uh, una cosa da tenere presente è che quando sono attivi tutti e due i motori la pedalata assistita non funziona, ovvero anche se pedaliamo il motore non si attiva. L'unico modo per andare avanti con i due motori è utilizzare l'acceleratore sul manubrio. Ovviamente questa bici eh, con questa motorizzazione è, diciamo, è indicata per terreni privati o comunque strade non pubbliche. L'assetto di questa bici è quello di una bici cargo, cioè possiamo utilizzarla per trasportare carichi pesanti abbiamo un carico massimo di 120 kg. Eh, sia sul portapacchi anteriore che quello posteriore possiamo mettere sostanzialmente qualsiasi cosa. Uh, la batteria che mh, troviamo all'interno della bici è estraibile, quindi possiamo caricarla anche lontano dalla bici. Possiamo lasciare eh, il pezzo più grosso, diciamo, in garage e portare la batteria in casa e, e caricarla direttamente in casa. La batteria è da 48 V per 15 A. La batteria ha anche una comoda maniglietta che serve sia a trasportarla che a testarla dalla, dalla bici. Eh, ed è abbastanza capiente per poter garantire una buona autonomia. Ovviamente, se utilizziamo entrambi i motori, eh, l'autonomia eh, cala in maniera drastica perché l'assorbimento sarà parecchio. Quindi, io vi consiglio di utilizzare un singolo motore per i tragitti normali e il doppio motore nel caso in cui ci siano delle salite troppo ripide o dei percorsi troppo accidentati e abbiamo bisogno di una spinta in più la batteria è fornita di chiave questa chiave serve anche ad avviare la bici se non abbiamo la chiave non possiamo far partire nulla eh, è anche un sistema per evitare di farsi fregare la bici oltre al telaio particolarmente robusto abbiamo anche delle ruote FAT da 4 pollici per 20 quindi abbiamo non solo l'ammortizzazione degli ammortizzatori del telaio Uh, anche le gomme fanno la loro parte. Tra l'altro, avendo un battistrada così largo, garantiscono un'ottima presa anche su terreni come sabbia, uh, neve, terra battuta e quant'altro. Quindi possiamo andarci sostanzialmente ovunque eh, senza alcun tipo di problema. I freni a disco, su questa versione che ho io sono sia anteriori che posteriori, e sono entrambi a filo. Uh, C'è anche la versione con i freni a disco idraulici, ma quelli che sono montati a filo, devo dire che frenano abbastanza bene anche se la bici è pesante e in più sopra ci stanno i miei 95 kg e la bici si ferma in tempi, in tempi e distanze molto brevi nella confezione oltre ovviamente alla bici troviamo ovviamente il caricabatterie che ci permette di caricare completamente la batteria in circa 5 ore ovviamente se la batteria la portate a zero oltre a danneggiare la batteria impiegherete molto più tempo a caricarla e mentre se ricaricate la batteria come vi consiglio io senza farla scendere oltre il 20% eh, in 4-5 ore al massimo avrete tutta la bici pronta per poter andare in giro inoltre nella confezione troviamo anche tutti gli attrezzi per montare i pedali e il manubrio ma sono comunque quelli standard che trovate in tutte le bici un portacellulare eh, da montare sul manubrio e abbiamo anche questa borsa che è molto utile per poter trasportare eh, I vostri attrezzi, telefonino, quant'altro, in maniera molto comoda e accessibile direttamente dal, dalla seduta della bici. La sella è regolabile per eh, qualsiasi tipo di ciclista, infatti, passiamo da un'altezza abbastanza eh, limitata, a me arriva praticamente a metà coscia quasi, fino a un'altezza abbastanza esagerata. Io sono 1,85 m e così mi arriva all'altezza della pancia ed è abbastanza alta. Quindi si può regolare per chiunque. Il manubrio, anche tenendolo all'altezza minima, è già abbastanza alto per una persona come me, quindi possiamo andarci tranquillamente in giro. E in più è molto largo e questo ci aiuta a mantenere l'equilibrio e la tenuta della bici. Sulla ruota posteriore troviamo un cambio Scimano Turni eh, TZ a 7 velocità, questo ci permette di poter modulare la nostra spinta insieme a quella del motore, quindi possiamo. Uh, ridurre al minimo il nostro sforzo ed avere la massima resa dalla nostra bici. Oltre al classico clacson elettrico abbiamo anche un faro LED anteriore e uno stop posteriore che funziona come quello delle moto. Quindi quando freniamo si attiva uh, lo stop. In più abbiamo anche l'indicatore di direzione integrati sempre nello stop posteriore e possiamo utilizzare quindi le frecce come se fossimo con una moto vera e propria. Il manubrio è abbastanza ricco di opzioni, infatti abbiamo il comando principale per accendere la bici, basta tenere premuto questo tastino e possiamo accedere al computer di bordo. Con i tasti più e meno possiamo scegliere la quantità di aiuto che ci dà quando pedaliamo. Eh, abbiamo 5 livelli eh, di pedalata assistita che corrispondono anche a 5 limiti di velocità massimi quando utilizziamo l'acceleratore. Tramite il tasto M abbiamo la possibilità di viaggiare attraverso i vari menu e vedere le varie informazioni che ci dà la bici. Abbiamo anche eh, un eh, interruttore per accendere o spegnere eh, la luce, il faro anteriore, il tastino per abilitare eh, la trazione integrale, quindi il motore anteriore, l'interruttore eh, per le frecce, destra e sinistra, e poi il claxon. Il computer di bordo ha la possibilità di farci accedere a un menu, chiamiamolo segreto, ma non è segreto, è solo un menu riservato per poter impostare i vari parametri della bici. Questo magari faremo un tutorial a parte, visto che è ricco di funzioni, così magari sarà un po' più chiaro e diretto per tutti quelli che vogliono cimentarsi nella gestione del menu. Per quanto riguarda eh, i vari parametri principali della bici abbiamo come detto prima eh, 5 livelli di eh, assistenza, livello 1 ovviamente abbiamo una, una velocità abbastanza bassa, dobbiamo arrivare che se non ricordo male intorno ai 10 km/h, mentre a livello 5 eh, arriviamo anche a 50 km/h con due motori. Ovviamente, tra l'1 e il 5 abbiamo diversi step, diciamo va più o meno a 7-8 km/h in più di, di velocità per ogni step. Sull'altro lato del manubrio abbiamo il comando per il cambio Shimano, abbiamo detto 7 velocità, è abbastanza comodo da utilizzare, e abbiamo anche l'acceleratore. L'acceleratore, come abbiamo detto, per le bici in Italia non è legale, a meno che non utilizziamo la bici in terreni privati o in strade chiuse ovviamente questa è una bici da 750 watt con due motori quindi eh, non è sicuramente l'acceleratore il problema sulla legalità o meno di questa bici l'acceleratore eh, occupa metà della manopola ed è semplice da gestire se manteniamo l'acceleratore per eh, circa 5 secondi a velocità costante possiamo anche lasciarlo la bici continuerà a mantenere eh, la velocità finché non toccheremo di nuovo l'acceleratore o ovviamente i freni oppure eh, se muoviamo i pedali in modo da poter disabilitare l'accelerazione automatica. Alcuni di voi ci hanno chiesto come mai passa così tempo tra quando riceviamo una bici e quando pubblichiamo la recensione. Eh, la risposta è ovvia, se io ricevo la bici oggi non posso presentare una recensione fra tre giorni perché eh, in tre giorni cosa faccio? Mi faccio due giri, 10-20 km, ma non posso capire quali sono le effettive potenzialità di una bici e quali sono eventualmente i difetti. Noi abbiamo questa bici da circa un mese e mezzo, l'abbiamo provata su un po' tutti i terreni, addirittura ho rischiato di essere travolto da un elicottero antincendio proprio mentre provavo la bici, infatti, come si vede dal video, era a non più di 10 metri sopra la mia testa. In ogni caso la bici, anche se la salita era particolarmente ripida, è ripartita tranquillamente senza alcuno sforzo né da parte mia né da parte dei motori. La velocità massima che riesce a fare è circa 50 km/h, in salita con il mio peso riesce comunque a superare i 40 all'ora, ovviamente con entrambi i motori, con un solo motore mh, arrivo a 35 anche in salita. Eh, devo dire che la bici non, non fa alcun tipo di rumore, ticchettio, o scricchiolio di qualsiasi tipo. L'unica cosa è che il cestello anteriore eh, sui terreni un po' più accidentati sbatacchia un pochino, è ben ancorato, però un po' vibra, quindi io vi consiglio di smontarlo perché, anche perché su terreni accidentati avere due portapacchi mi sembra abbastanza inutile. Anzi, se dovete utilizzare la bici su terreni accidentati per fare fuoristrada, vi consiglio anche di smontare il portapacchi. Così la potete alleggerire un pochino e avrà anche un look un po' più accattivante e sportivo. La bici ovviamente, eh, come si vede dal telaio, è in formato pieghevole e può essere trasportata in maniera più semplice rispetto alla sua configurazione eh, integrale. Anche se la bici di per sé non è leggerissima, trasportarla in questo modo non è per niente complicato. Infatti abbiamo le due ruote, ruote che diventano eh, parallele e possiamo trasportarla come se fosse un carrellino. Ovviamente anche il manubrio si piega e diventa tutto quanto semplice. Abbiamo anche il cavalletto centrale fatto apposta per quando la bici è piegata e infatti resta in piedi senza alcun problema. Riassumendo, la CM Ace Wheel RX 20 Max è un'ottima bici. Una struttura molto resistente, un telaio massiccio, due motori molto molto potenti che vi permettono di andare praticamente ovunque. La possibilità di avere il portapacchi posteriore e quello anteriore aiuta parecchio per trasportare qualsiasi cosa voi vogliate e anche il, eh, la borsa per il manubrio è sicuramente molto utile. Devo dire che sono rimasto molto colpito dalle sue caratteristiche e dal suo comportamento su strada. È indifferente che la guidi io che pesa 95 kg piuttosto che Ilenia che pesa praticamente la metà quindi va benissimo per chiunque, le prestazioni resteranno sempre comunque al top. È una bici che vi consiglio se avete bisogno di qualcosa di veramente resistente e con potenza da, da vendere. In descrizione trovate i link per l'acquisto con i coupon per ottenere un prezzo più basso. Al solito vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale se la recensione vi è piaciuta e se volete vedere le nostre prossime recensioni magari attivate la campanella così sarete avvisati automaticamente quando pubblicheremo qualche nuovo video. Intanto io vi ringrazio e ci sentiamo alla prossima. Ciao da Giuseppe di LGD Informatica.